Spaccata al Media Wall di Piacenza. Nella notte tre malviventi hanno utilizzato un fuoristrada per infrangere la saracinesca ed entrare nel centro commerciale. Scattato l'allarme, i tre hanno rubato quello che hanno potuto, fuggendo poi su un'auto inseguiti dalle guardie giurate. Sono riusciti a dileguarsi verso Cremona. 7 famiglie sono rimaste bloccate a causa di uno smottamento a Villongo. La frana, causata dalle forti piogge, ha completamente occupato via Ronchi. Sul posto sono intervenuti vigili del fuoco e tecnici comunali. Altre 4 famiglie evacuate a Piazza Brembana per un'altra frana. L'amministrazione comunale di Crema si appresta ad approvare alcune varianti del piano di governo del territorio che cambieranno il volto della città. L'area produttiva lungo via Milano verrà ulteriormente ampliata con nuovi insediamenti commerciali e artigianali. A Castelnuovo l'ex magazzino ANAS farà spazio ad abitazioni, parcheggi e verde pubblico. Una nuova area residenziale sorgerà invece a San Bernardino. Un autobus di linea è andato a fuoco a Ponte Ranica, molta paura tra i passeggeri che sono stati fatti scendere dall'autista in tempo. Sul posto i vigili del fuoco di Bergamo. Aveva criticato un magistrato nel corso di una conferenza stampa. Ora l'ex governatore della Lombardia, Roberto Formigoni, è stato condannato dal Tribunale di Brescia a pagare 40.000 euro al procuratore aggiunto Alfredo Robledo. Sono 5 i progetti che si sono aggiudicati il concorso promosso dal Parco Tecnologico Padano in collaborazione con il Comune di Milano. I progetti sono stati presentati nelle sale del Parco Tecnologico. Il primo vuole ottenere fibre tessili da scarti di agrumi. Il secondo punta alla valorizzazione di un batterio ad alto contenuto di proteine. Il terzo alla diagnosi delle malattie delle piante nel bacino mediterraneo. Il quarto alla produzione di piante per l'arredo urbano. E il quinto a nuovi alimenti a base di alghe. Si è ispirato all'artista lodigiano Vittorio Vailati per realizzare il tradizionale piattino di San Bassiano. Vi sono ritratte 2 tipiche barche da fiume che sembrano sospese sulle acque brumose dell'Adda. Consentono di cogliere il fascino che il fiume Lombardo continua a suscitare nel periodo invernale. Il piattino, giunto alla 33ª edizione, si deve alla famiglia Sottocasa. Era simulata la rapina denunciata ai carabinieri di Crema ai danni di una cinese di 25 anni nello slot village di Via Mazzini. A confermare i sospetti dei militari è stata la stessa rapinata che ha confessato. La finta rapina era stata portata a termine dal marito e da 2 complici denunciati a causa di problemi economici. Uno studente 20enne di Martinengo è stato denunciato ai carabinieri per aver acquistato via internet una moto da cross pagandola con un assegno falso. Il fatto era accaduto a Vigevano. Tentano un colpo alla stazione di servizio lungo la via Emilia Secugnago, ma vengono segnalati i carabinieri e catturato dopo un breve inseguimento. In manette sono finiti 2 milanesi di 26 e 27 anni. Ad arrestarli in flagranza di reato i carabinieri di Codogno, Guardamiglio e Orio Litta. Tre arrestati e 5 indagati è l'esito delle indagini della Polizia Stradale di Cremona sulla rapina avvenuta in A21 nel maggio scorso. In quella occasione furono rubati gioielli per 700.000 euro, in manette 2 persone residenti in Campania. Rinnovata a Cremona la convenzione tra Banca Cremonese e Fondazione San Facio per sostenere le famiglie in difficoltà a causa della crisi. Grazie al fondo da 150.000 euro, la Caritas diocesana continuerà a garantire piccoli prestiti inferiori ai 3.000 euro.
tentano di rubare 250 litri di gasolio, ma sono costretti a fuggire e abbandonare le taniche già piene. È accaduto in via Ghinaglia a Cremona. Indagano i carabinieri.